Buonasera a tutti da Marco Rigori qui su Pianetagena 1893.net, Frosinone 3, Genoa 2. E niente, che dire, partita comunque, mio avviso, inficiata dall'espulsione al 25° minuto di Bani, secondo me poteva essere commutata in una tranquilla ammonizione, però Genoa qualcosa ha fatto, cioè Girardino è riuscito poi a correggere, dare dei correttivi nonostante l'inferiorità numerica. Il Frosinone è portato sul 3-1, 3-2, e alla fine il Frosinone vince la Coppa, vince il campionato e vince la Coppa Platonica, oserei dire, visto che abbiamo spiegato che non si vincono soldi, ma solo questa Coppa. Io devo dire la verità, nulla di preoccupante, sconfitta da archiviare. La Serie A è stata abbondantemente conquistata la settimana prossima. Se adesso c'è l'impegno col Bari, punto e fine della trasmissione. Secondo me, più di così non c'è altro da dire, ma ha molto altro da dire il nostro Francesco Patrone, la voce del patrone rossoblu, che ci dice la sua. Ciao Francesco. Ciao Grazie. Marco, saluto a tutti. Ma sì, insomma, una sconfitta che è del tutto indolore. Fossero tutte così sconfitte, mi sarebbe chiaro. Peccato perché, come hai detto tu, la partita è stata condizionata decisamente dall'espulsione decretata in maniera forse un po' troppo severa da parte dello staff arbitrale. Chissà che magari in 11 contro 11 il risultato non sarebbe stato diverso, però peccato, però amen. Ci godiamo comunque per la promozione, che era comunque l'obiettivo che si era prefissato la società. Ricordiamo, only one year, la promessa è stata mantenuta. Una sconfitta a Frosinone contro una squadra che comunque è stata in testa dal. Francesco, è caduto Francesco, è caduto Francesco, si è emozionato per questa sconfitta del Genoa. Eccomi, scusate, ho avuto un problema tecnico, No, no, scusate. mi è caduto. Scusate. Sì, banalmente mi è caduto il telefono per terra. Vabbè, capita. No, no. È il bello della diretta. Stavo dicendo, comunque una sconfitta contro un Frosinone che comunque è della prima giornata di campionato che era in testa alla classifica, quindi pazienza, cioè, amen. Probabilmente adesso vediamo. Visti i risultati di oggi, si potrebbe anche essere spostata la partita col Bari in programma venerdì sera, perché il Bari ha ottenuto matematicamente il terzo posto oggi, e quindi sostanzialmente è una partita dove non si gioca più nulla, quindi non è necessaria più con tutte le altre. Quindi magari la partita di venerdì potrebbe anche essere spostata, però vabbè, stiamo a vedere. No, questo per dire, perché comunque il bello deve ancora venire, nel senso che sono previste feste mirabolanti dopo la partita con il Bari per festeggiare la nostra promozione, e quindi vediamo se la partita verrà rinviata, spostata al sabato pomeriggio, come logica dovrebbe far supporre, ecco. Però vabbè, vediamo. Comunque, oggi la Serie B ha decretato altri due verdetti: le retrocessioni di Benevento e Spal, retrocessioni giuste, perché soprattutto quella del Benevento, che era partito con grandi proclami, pensavano di andare come minimo ai playoff, e si sono ritrovati addirittura all'ultimo posto in classifica. Questo per dire che la Serie B, che noi abbiamo vinto, nel senso che siamo arrivati secondi, quindi siamo guadagnati la promozione in Serie A, non è una categoria così scontata come si vuol far credere. E ripeto, l'esempio del Benevento, che comunque anche in rosa ha dei nomi importanti per la categoria, ne è la prova. Ecco. Il Genoa oggi ha trovato una squadra possibilità di giocare un po' quelli che avevano giocato poco, però ripeto, è una partita
che non si può tanto giudicare, perché quando una squadra rimane in 10 dal 25esimo minuto del primo tempo, cioè, inevitabilmente gioca una partita diversa rispetto alla parità numerica. D'altronde, fino a che eravamo in parità numerica, il Genoa stava, era padrone del campo, era passato anche in vantaggio, quindi insomma, io spero che tu nelle pagelle, non so che quanto darai all'arbitro Miele, che diciamo così non è stato affatto dolce nei confronti del Genoa oggi, ecco. Ecco, e anche il gol di Gudmundsson, e anche il gol di Gudmundsson alla fine ha dovuto andare al VAR a chiedere il check del VAR, sì, per convalidarlo, perché l'avevano lato per fuori gioco che non c'era. Non diamo mai il voto agli arbitri, quasi mai. Stavolta però va dato all'arbitro, certo. 4. 4. Gli do un bel 4. Sì, sì, perché ma no. L'intervento di Bani è stato decisamente scomposto, ma non era da espulsione, era da giallo, cioè un giallo ci stava, e il rosso è stata veramente un'azione eccessiva, ecco. E vai, pazienza. D'altronde non eravamo più abituati a perdere, perché l'ultima sconfitta risale a Ama, che voglio dire era a febbraio, a tempo, 3 mesi fa, una roba del genere. E quindi inevitabilmente è arrivata, dopo tante partite di invincibilità, è arrivata questa sconfitta. Però ripeto, una sconfitta onorevole, perché anche in 10 contro 11 il Genoa era riuscito comunque a segnare il gol del 3. Poi è ovvio che abbiamo rischiato anche di prendere il quarto, avevano fatto tanti contropiede, però da donde faccia parte, abbiamo giocato una partita a viso aperto, e comunque avremo modo anche poi di parlare del futuro, sì, di questa società dopo la partita col Bari. Va bene, allora io, va bene, ti dovrei salutare. Sì, lo so, so. Pronto? Francesco? Niente, è andata via la linea. Vi chiedo un attimo di pazienza per un piccolo problema tecnico, anche nostro. Un attimo che risolviamo, stacco un attimo, stacco qualche minuto e poi riprendiamo. Grazie. Ed eccomi qua. Allora, riprendiamo adesso con il salotto del Grifone. Abbiamo subito i nostri due ospiti, che sono Claudio Strinati. Ciao Claudio. Ciao. 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 E Gianni Fossati, che però lo vedo oscurato. Aspetta che si vede, sì, qui è sparito qualcosa. Gianni si oscura da solo, si censura. Sono incazzato nero, scusatemi. Lo so, infatti, io, come Claudio sa bene, non diamo mai, quasi mai, il voto agli arbitri, però adesso sto ultimando le pagelle e io gli ho dato un 4, perché non si può essere in una partita tranquilla indecisi, almeno a mio modo di vedere, secondo me non si può avere dei tentennamenti così evidenti. Comunque, vabbè, ma poco male. Gianni, un attimo che... Eccoti qua, ti vediamo benissimo, Gianni. Eccoci, scusate. Ciao Gianni, benissimo. Allora, Claudio, vai prima tu con l'analisi della partita, anche se platonico il risultato, la posta in palio. Allora, premesso che dopo il primo tempo ho spento, perché... Ah. Certo. Non si può te a vedere uno spettacolo del genere, e ho riacceso la partita quando a un certo punto Ekuban è andato via e quello che aveva, che fischiava, entrava in aria, stava entrando in aria, quello che fischiava in mezzo al campo ha fischiato ancora per l'ennesima volta. Vabbè, l'espressione di Gilardino, mamma mia, in panchina, lo dice tutto. Detto questo, aggiungo due parole. Meno male che ce ne andiamo, lasciamo Miele, spero che ci rimanga tutta la vita, lasciamo
tutta questa situazione, questo campionato che veramente cioè, ci ha lasciato. Abbiamo vinto, eravamo nettamente la squadra più forte. Oggi non mi venite a dire di no. Mezz'ora, 20, fino certo, all'azione, ha giocato solo il Genoa. Ha fatto quello che ha voluto. Quelli non hanno, non ci hanno capito nulla. Poi vabbè, abbiamo preso due gol, l'espulsione, la partita è cambiata. Con una formazione, tra virgolette, non dico rimaneggiata, ma volutamente diversa da quella titolare. Quindi, cioè, vi ripeto, meno male che ce ne andiamo. Lasciamo questi campi. Al signor Mazzitelli dico che, che prima deve venire a Genova e deve salvarsi l'anno prossimo con eleganza, glielo dico. Tranquillo Mazzitelli, ti devi salvare l'anno prossimo, tranquillo, invece di fare il fenomeno. E quindi, come ce ne sono altri che ho segnato, anche quello là che viene venerdì sera, quello del sogno, quello lì lo aspetto venerdì sera, venerdì quando si gioca. Quel signore di Bari, quello lì, anche lui se sognava, che parlava a Vandera. Tutti questi fenomeni ce li lasciamo a casa. Mazzitelli può almeno, è un giocatore che, a cui la Serie B sta stretta, lo dico senza problema. Il suo procuratore mi possa dire quello che vuole. Sta stretta, ha fatto due promozioni consecutive, l'abbiamo vista a Genova e si è permesso di esultare gridando anche frasi non simpatiche. Detto questo, cosa che dire? La partita non mi interessa, non è stata cosa. L'unica cosa che posso dire è che ci siamo tolti, lo ripeto, da questa categoria. Siamo tornati in Serie A, Gilardino ha compiuto non un miracolo, ma ha compiuto un'impresa, perché i miracoli facevano altri, dal punto di vista sportivo importante. Ha fatto fino a oggi, non conto la partita di oggi, aveva fatto 48 punti, aveva perso una partita, inanellando 14 vittorie, 6 pareggi e appunto una sconfitta. Non possiamo dire altro, quindi questo è... siamo venuti in Serie A meritatamente, con la media che ha Gilardino avremmo vinto abbondantemente il campionato, la proiezione mi sembra che faccia 84-85 punti, una cosa del genere. Sì. E quindi cosa? Detto questo, non vado a guardare le cose che negative, mi godo questa promozione, speriamo in un'altra festa venerdì o sabato quando si giocherà. Visto che il Bari è andato ai playoff e quindi matematicamente terzo e quindi non ci sono contemporaneità con altre partite e quindi siamo sereni. La partita di oggi, ripeto, fa arrabbiare perché una partita che poteva essere giocata a viso aperto viene rovinata da un incapace, da un inetto mandato lì non so da chi e soprattutto da quello del VAR, che è quello di Brindisi, se non erro. Sì, ma poi basta che guardi adesso la festa che stanno organizzando, tutta preparata, con palchi, compagnia cantante, certo. Ti fanno capire tante cose. Certo. Ti fanno capire tante cose, dai. Non poteva essere diverso. E sull'espulsione, il fallo è sicuramente un fallo così a rallentatore. Sì, appunto. Pesante, brutto. Però è una dinamica del calcio. Fa parte del calcio e Borrelli allarga il piede. Sì. Quindi, ma poi Bani è andato con la punta e è arrivato col piede, gli è caputo tutto col piede. È andato per fare un fallo del genere. Detto questo, è andata così, dai. Allora, Gianni. Eccoci qua. Ho sentito quello che ha detto Claudio e condivido mille per mille, come sempre. Partita dominata finché eri 11 contro 11, la palla non l'hai mai fatta vedere, non hai subito un tiro in porta e la portavi in porto tranquillamente se non si inventava quell'episodio lì. Hai avuto anche la palla del 2-0 secondo me con Hafti. Sì, che ha avuto, che lì ha dormito. Non solo in quell'occasione oggi, ma va bene, però poi dopo la partita diventa difficile, negli episodi ti è stato fischiato tutto quanto contro, l'episodio che ha citato prima Claudio, entravi in area con palla al piede, eri davanti al portiere, ti fischia una punizione 5 minuti prima,
Io non ho fatto come lui che a fine primo tempo ho chiuso il televisore perché non ci riesco, ma il presentimento era quello e forse era meglio se l'avessi fatto e fossi andato a fare un giro. Perché mi viene nervoso, con tutto ciò abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte del campionato, lo abbiamo dimostrato sempre da quando è arrivato Gilardino, in tutti gli elementi. E peccato perché comunque hai perso anche, in quell'episodio lì hai perso anche un difensore. E oltretutto in panchina, a parte i ragazzini, non avevi niente, perso nessuno per sostituirlo. Quindi ho dovuto fare un po' quello che poteva Gilardino e vabbè, la partita è andata come andata, hai visto, abbiamo visto tutti, pazienza. Mi dispiace perché io, quando avevamo 13 di punti di distacco dal Frosinone, ho detto che lo andavamo a prendere, ne ero convinto. E purtroppo però ogni volta mi tocca capitolare e cedere alle supremazie o alle decisioni prese al tavolino. Quindi finisce lì, va bene così. Siamo contenti, siamo secondi, festeggiamo sabato, domenica, quando sarà la partita col Bari e faremo l'importante, appunto, come ha detto Claudio, levarci da queste sabbie mobili della Serie B che era difficilissimo uscire nel primo anno, come avevano detto, ne siamo usciti alla grande e sono convinto che adesso già da un po' la società stia già lavorando per costruire una squadra competitiva per fare un buon campionato, senza voli pindarici, ma fare un buon campionato l'anno prossimo in Serie A. Ecco, Claudio, Sì. scusa un attimo perché non vi sento. Ah, ecco, perfetto. Allora, Claudio, diciamo oggi l'unica cosa forse però dice Mazzitelli fa il fenomeno, però Mazzitelli è stato il migliore in campo, abbiamo modo di vedere. Ma Nessuno però l'ha cercato di contrastarlo, no? è un Diceva. giocatore, l'abbiamo visto, è venuto qui, ha fatto ridere per 11 partite quando ha giocato, ridere. Io, cioè, poi a me, poi può essere scarso, a me danno fastidio gli atteggiamenti. Hai ragione. Gli atteggiamenti. Sì, atteggiamenti, Lui sì, non può quello è venire a fastidioso. prenderci in giro. E anche all'andata aveva fatto queste cose qua. E anche all'andata. Quindi, se tu Vabbè, fai la ma cosa è così, mezzo giocatore, è dai. un mezzo Parliamo di un giocatore, ma che mezzo stia lì dov'è, non ci interessa. Noi guardiamo altro, non ci interessa giocatore. Mazzitelli. Allora, Simone Ho Braglia sbagliato dice. io. Cosa commentate? Semu inae andemu ben. Ma no, ha ragione, ma sai, perdere gira sempre le balle, no? Ecco, io No, poi ma sono uno che a infatti perdere, non ci finisco sto. così. No, Però no, ma sbaglio, infatti. Sbaglio io a parlare di Mazzitelli, non ne dovrei parlare. Detto questo, cioè, come diceva Gianni, godiamoci questa promozione, faremo un'altra festa. Le nostre feste sicuramente entrano nella storia Ah, sicuro. e dopodiché affidiamoci agli uomini mercato del Genoa perché allestiscano una squadra competitiva sulla falsariga di una squadra tipo Sassuolo, Monza, Torino di quest'anno. Ecco. Noi chiediamo questo. Non è facile, attenzione, Non è facile, no. perché bisogna, la Serie A è un'altra cosa, è un altro pianeta, veramente, rimanendo in argomento. E quindi tu, quello che dove in Serie B hai potuto dominare anche con un atteggiamento che sembrava a volte stucchevole o anche magari di superbia, era proprio perché il Genoa era più forte, aspettava, ha giocato in tante partite. Come il gatto col topo, aspettava l'avversario questo fraseggio e alla fin fine il gol veniva. In Serie A non te lo permettono, anzi, saranno gli altri a cercare di giocare qualche squadra, soprattutto le grandi milanesi, romane, torinesi, cioè la Juve, il Napoli, queste grandi squadre che al di là di tutto degli sfottò o delle simpatie hanno delle rose ampiamente superiori a quella del Genoa. Che faranno, giocheranno come ha giocato il Genoa quest'anno e l'hanno già fatto quest'anno. Questo è, però, il tempo per allestire e confermare i pezzi che Gilardino chiederà di essere confermati, questo è fondamentale. Il mercato lo fanno
gli addetti al Genoa preposti per ciò, cioè il direttore sportivo, il direttore generale, non so, Sporso, questi qua. Le indicazioni le deve dare l'allenatore, assolutamente. Assolutamente. Quale naturalmente può dire voglio a sinistra Liguori, Strinati e Fossati. Uno dei tre deve arrivare. Metti scelta 1, scelta 2, scelta 3. Questo è giusto. Questo è il concetto, è questo. E sì, io penso che Gilardino, quando poi mi fermo, quando andrà a trattare sia per il punto di vista economico, sia dal punto soprattutto, lui l'ha rimarcato in conferenza stampa, di quello che sarà la stagione successiva dal punto di vista tecnico, chiederà, metterà sul piatto della bilancia questa situazione. Come è giusto che sia. Ecco, proviamo a fare una cosa, più che chi arriva, perché è impossibile saperlo adesso, anche se qualche nome è uscito. Cominciamo con Gianni, chi potrebbe rimanere? Ma intanto mi collego al discorso di Claudio, perché poi mi faccio prendere anche la mano a guardare i social, c'è già chi scrive, bisogna cambiare 10, 15, 12, basta una sconfitta come è venuta l'ultima penultima giornata per sganciare tutti questi fenomeni da tastiera che scrivono 15 elementi, 10 elementi da buttare. Secondo me non c'è da cambiare, c'è da cambiare, perché la teoria è un'altra cosa, come ha detto Claudio, c'è da cambiare con intelligenza, come penso che facciano, e quei 4-5 giocatori che servono, perché qui non dimentichiamo, il Genoa la difesa con i portieri che ha, sino adesso ne ha due a grossi livelli, e l'hanno dimostrato anche oggi, se oggi volessimo fare qualche appunto a Martinez, volendo si può trovare, ma ha fatto una parata sul 2-1, ha salvato ancora la partita da grande portiere, poi ci sta, ecco, voglio dire, il gol su punizione magari lì la difesa doveva saltare un po' di più, era deconcentrata per gli episodi che erano accaduti prima, sul gol poteva essere sul primo palo, ma gli ha tenuto sul suo primo palo, ma gli ha tirato da 10 metri, è una botta in porta, che ha preso palla interna e è andata dentro, però la difesa secondo me ce l'hai ottima con gli giocatori che conosciamo, secondo me ci vuole ancora un elemento lì di esperienza e poi se dovessi essere a posto, il centrocampo potresti aggiungere un elemento due, un sostituto di Badeli in caso Badeli non riuscisse a fare tutto il campionato per l'età, un sostituto magari buono di prospetto importante, e poi davanti sulle fasce qualcosa faranno sicuramente, ma non penso che sia tutto quanto da stravolgere, perché hai tanto di buono, hai una rosa composta da tanti giocatori giovani e meno giovani, ma comunque di qualità, che hanno dimostrato di poter fare la Serie A tranquillamente. Ecco Claudio, dico anche a te, chi vorrebbe rimanere? I tre centrali, i portieri, poi se Semper vuole andare a giocare o vai a cercare un esperto, faccio un esempio, non lui naturalmente, alla Handanovic, o alla Padelli, un giocatore così, forse più Padelli che Handanovic. Se no, se vuoi puntare su un giocatore, vai in Serie B, trovi dei buoni portieri. Mi viene in mente Colombi della Regina, Iannarilli della Ternana, che possono fare il dodicesimo dietro Martinez, che va riscattato, peraltro, a 2 milioni circa. Poi tre centrali dietro. Se giochi a tre, Gianni, ce ne vuole cinque. Perché se uno si fa male, uno è squalificato, tieni conto che Mimmo va via. Sì, appunto, è vero. E due ci vogliono. E uno, secondo me, potrebbe essere un titolare. Però poi lì sarà sempre allenatore. Assolutamente. Certo. Due esterni, a sinistra. Uno se rimane Abs. A destra è un discorso di incognita, nel senso che Efti, se è quello delle Young Boys tutta la vita, se è quello sì, se è quello che... no, cioè, assolutamente. Anche oggi li abbiamo sofferto tanto. Sabelli può rimanere assolutamente, perché la sua pagnotta la guadagna sempre. Non è Cafu, ma non è neanche l'ultimo arrivato. In mezzo c'è l'incognita età. Strootman ha postato one more year, quindi un anno ancora, e quindi penso che Strootman rimanga, anche perché penso che ci fosse una clausola che in caso di promozione rimanesse.
Stefano Sturaro non può non rimanere, perché Stefano è, oltre ad essere un grande genuano, è un giocatore di qualità, che se ne dica, di qualità. E quindi, soprattutto un leader dello spogliatoio. E soprattutto un leader dello spogliatoio. Su Badelli la concordo con Gianni, e ci vogliono Fendrup, centrocampo può rimanere, dopodiché si apre l'attacco. L'attacco di questo attacco va rinforzato pesantemente. Tenete conto che Gudmundsson, che è un giocatore, io il gol non l'ho visto perché punto spento, però visto che ha segnato lui, ha fatto 10 gol. Ripetersi in Serie A non è semplice, però se gioca da seconda punta, come l'ha impostato Gilardino, che secondo me ha fatto una sola cosa, è andato a vedere come giocava a Lecce, l'ho già detto un'altra volta, e giocava con Coda e Strefezza, e ha messo lui al posto di Strefezza. Ecco. Quindi sicuramente va rinforzato l'attacco con 1/2 a giocatori di qualità e esperienza, come va, però il target, io non ho nomi, però il target sia a centrocampo che in mezzo ci vanno giocatori di che, quello che è il mix di quest'anno, esperienza qualità, e che abbiano, è uscito il nome di Tamés, è perfetto come profilo perché ha 24-25 anni e gioca da 3 anni in Serie A, questo io dico, poi non sarà Tamés, io mi auguro di sì perché è un buonissimo giocatore, però questo secondo me è il profilo che i mercati del Genoa devono cercare. Naturalmente poi ci saranno probabilmente arrivi anche dal Nord Europa. Se gli arrivi sono Martinez, Gudmundsson, Fendrup e Østigard, tanta roba sarebbe. Questi sì, sono anche perché a Napoli Østigard non ha spazio. No, però sai, a Napoli non ha spazio quest'anno. L'anno prima Lobotka non trovava campo, quest'anno sembrava Xavi. Quindi sai, giocatori da un anno all'altro non lo so, Napoli ha fatto come si dice, ha fatto degli investimenti, e quindi questo è un investimento, questo è il profilo. Poi ripeto, io sono sul divano, è facile dire, certo, però io andrei a cercare questi profili qui, giocatori ci sono di esperienza che hanno già fatto la Serie A, ma anche che assomino una certa dose di gioventù per sopperire. Se vuoi il nome al posto di Badelli, te lo faccio, perché ce l'ho io. Che è Aslani. Va bene, vai. Aslani dell'Inter è perfetto, è un giocatore straordinario. Solo che l'Inter ha 3 giocatori da prendere domani mattina. Aslani, Bellanova, sì. E Fabian. Ah, Fabian. Fabian della Regina e dell'Inter, ecco, che è un giocatore che ha gamba, tecnica e fisico, tutto. Poi questo ripeto, io sono sul divano, non sono il direttore sportivo del Genoa, però il profilo, al di là di quello che sono i nomi, dovrebbero essere questi, giocatori che vogliono crescere e giocatori che hanno già una base di esperienza in Serie A, addirittura in qualcuno anche a livello internazionale. Basta. Senti un po' Claudio, come lo vedi te il discorso che è uscito di Bellotti? Bellotti, esatto, che me l'hanno chiesto. Per me può stare dov'è? Per me. Ma non lo dico, lo dico in senso buono, attenzione, non voglio. No, certo, no. Bellotti no. Non è quel signore che parlavo prima. Bellotti è un professionista, un uomo serio, un professionista serio, è un ottimo giocatore. Secondo me non è il giocatore ideale, cosa? Bene. Anche perché è reduce da stagioni negative, soprattutto dovute anche agli infortuni. Il profilo deve essere un giocatore, adesso ve lo dico, e non mettetevi a ridere, lo so, perché è così, ed è esagerato quello che dico, ma il profilo deve essere tipo Dzeko, questo è il profilo, cioè che è esagerato, lo capisco anch'io, forse non c'è neanche, però un giocatore che magari può venire anche dall'estero. L'Everton ha un attaccante, Carlton Lewis, che è un giocatore che 2 anni fa ha fatto 22 gol in campionato. Se l'Everton diventa una società del pianeta 777, questo è un giocatore vero. Poi ho letto Nzola, benissimo,
Dia della Salernitana, benissimo, si deve ripetere, Zola si è già ripetuto, Dia si deve ripetere. Quindi però il profilo deve essere di un giocatore come che si prenda sulle spalle la squadra, l'attacco. Io questo è il mio pensiero. È questo qui. Ma dici il giocatore alla Solbakken, quello che ha preso la Roma, che poi non sta giocando, sta facendo male. Perfetto. Perfetto, bravissimo. Anche io pensavo. È un giocatore della Madonna. È un giocatore dalle caratteristiche di Gudmundsson, nel senso che parte all'esterno quando giocava lassù e si accentra molto. Più potente fisicamente, però ha quel... parliamoci chiaro. Non ha il dribbling di Gudmundsson, ma ha maggior potenza. È molto potente, perché è alto e forte fisicamente. Perfetto, il giocatore perfetto. Questo è il target. Bravissimo Gianni. Per me, ripeto, per me. Io non è sì, anche per me. Giocatori veloci. Giocatori che racchiudano questi due aspetti. Da una parte la voglia di imporsi, perché Solbakken e Aslani si devono imporre a Milano e uno a Roma, e esperienza già e qualità. Maturata e qualità. Queste sono cose. Poi tieni conto che se ne arrivano 6, 7, perché arriveranno più o meno quei giocatori lì, 1/2 lo sbagli. Vedi Aramu. Vabbè, sicuro. Vedi lo sbaglio. Non è che Aramu sia scarso, attenzione, Aramu non è mica scarso. No, poi magari la stagione non viene come uno può pensare. Non l'ha indovinata. Esatto, non l'ha indovinata. Cioè, è andata così. Però Aramu non è scarso. Assolutamente. Questo prepara Liban. Prepara Liban. Confido nel 777 e concordo con Claudio President. No, ci vorrebbe... no, oltre... Potrei farlo il presidente se avessi i denari per me per fare la squadra. Perché Aslani costa, non è che te lo regalino. Mica te lo prestano. Esatto. Comunque devi spendere, vai. Spendere possibile. No, è giusto. Loro penso che sappiano benissimo che devono spendere, e non puoi giocare sulle scommesse, devi prendere dei giocatori certi nei punti strategici della squadra, e questi penso che abbiano dimostrato che se c'è da spendere bene, spendono. Ecco. Ora la gente parla questa adesso, la cartina di tornasole, che si vedrà cosa vogliono fare, cosa non vogliono fare. Io sono convinto che vogliono fare bene e la possibilità. Poi dipenderà, come ha detto giustamente Claudio, se l'allenatore è Gilardino ed è confermato, sarà Gilardino che dirà i nomi, le scelte, la prima scelta, la seconda scelta, la terza scelta per ogni ruolo, come fanno tutti gli allenatori del mondo. L'unica cosa che mi auguro è di non vedere più giocatori come Yalcin, che non servono a niente. Quest'anno è venuto, non so, forse perché si sperava che venisse fuori chissà che cosa, ma che oggi è entrato dentro è un giocatore regalato agli avversari. Direi anche piuttosto grasso. però Marco, per fermi capire, penso che di essermi fatto capire, però ti dico una cosa, ho letto Papu Gomez. Non ci serve Papu Gomez, cioè questo Papu Gomez, quello di 5 anni fa, prendere io questo Papu Gomez, non ci serve più. Cioè, non ci servono questi giocatori qua, ci servono questi giocatori che abbiano sì esperienza ma ancora fame. Strootman è da una parte, e poi i giovani, Vogliacco è l'altro esempio, o Dragusi, questi giocatori di prospettiva in B. Vogliacco, perché la gente si dimentica, aveva 70 presenze in Serie B tra Pordenone e Benevento. Quindi non è che fosse uno che dice è arrivato Vogliacco, però dice questo qui è bravo, no, ma aveva due campionati alle spalle a titolare. Ecco, questo è il target da portare in Serie A. Un giocatore giovane e che abbia già esperienza. Tamez è perfetto, cioè ha quelle caratteristiche lì. Poi non viene Tamez e va bene, verrà. Ci sarà. Ce ne sarà un altro. Ci sono dei giocatori. Il Bologna ha due centrocampisti da cinema per il Genoa, che sono Dominguez e Scouten. Fortissimi. Li devi pagare perché non è che il Bologna te li regali. Cioè, il Bologna non è lì per caso, che è ottavo, nono, oltre ad avere un grande allenatore,
che è stato un grandissimo giocatore, il più grande che abbia mai visto nella maglia rossoblu. E ha giocatori veri, Arnautovic, Orsolini, oh, a cavolo. Della gente così, Posch dietro, no, che lo vuole mezzo mondo, il centrale difensivo. Questi devi avere, riuscire a avere anche un po' di fortuna, come si dice, cioè se su 7 ne sbagli uno, stappi champagne, se ne sbagli 5, sei in fondo alla classifica. Questo è il concetto. Certo, poi la qualità. Io sono sempre di un'idea che faccia la differenza la qualità, cioè sia ai livelli massimi, la Champions, sia ai livelli di terza categoria. Cioè chi ha giocatori di qualità vince, alla lunga vince. Ecco, questo è il mio pensiero. Yeah. Allora qua dicono, Buskas è entrato ma io non l'ho visto. Gianni? Beh, insomma, diciamo che comunque palloni giocabili ne sono arrivati pochi, nel senso che non, se non fa intensità davanti, se non, cosa che stava facendo il Genoa nei primi 20 minuti, cominciava a vedere una squadra che col fraseggio a centrocampo, col giro palla, riusciva ad arrivare in area avversaria e magari farti anche male. Quando sei rimasto in 10, quei due lì davanti, c'è chi ha criticato anche Ekuma, ma cosa può fare? È andato a lottare su tutti i palloni, ha pressato, è persino tornato in difesa a strappare dei palloni, ha avuto l'occasione lì di quella palla che gli ha fischiato l'arbitro per sul fallo precedente. Cosa puoi chiedere a un giocatore come lui? Anche Salcedo, l'abbiamo visto? È entrato in campo, l'abbiamo visto ogni tanto perché lo inquadravano, ma non... Ecco, quindi no, oggi è una partita purtroppo dopo un quarto d'ora falsata, quindi... soprattutto difficile, soprattutto per gli uomini davanti. Ecco, Puskas non può giocare in Serie A, Claudio. Io sono valutazioni personali, io non entro nel merito. Ognuno dice la sua, posso dire essere d'accordo, come no, però ognuno non entra, perché se no entriamo quello che diceva Gianni, con tutto il rispetto, ognuno dice la sua, io dico la mia su alcuni giocatori che conosco, non entro nel merito, tant'è vero che non so se hai notato, non ti ho detto quelli che andranno via, perché non mi piace dire quelli che andranno via, quelli che non possono giocare in Serie A. Io ho le mie idee, i miei pensieri, però io guardo, cerco di essere propositivo su quelli che possono arrivare e quelli che possano rimanere, quelli che possono andare via non sto a entrare in questo merito, cioè nel senso che è difficile, poi non è neanche corretto secondo il mio punto di vista. No, ma stai scherzando. Abbiamo appena vinto un campionato, ragazzi, l'abbiamo vinto. E Kuban ha oggettivamente dei limiti tecnici e una forza fisica esplosiva, si è rotto i tendini per il Genoa, chapeau. Cioè è rientrato, cioè, quindi io sto in quel senso lì, poi può giocare non giocare in Serie A, però è un ragazzo che ha dato per la maglia del Genoa, ha dato due tendini d'Achille, uno, due, quanti, mi sembra tutte e due. Due. Sì, tutte e due. E quindi cioè, va anche rispettato in quel senso lì, io non dico che chi scrive che Cubano può giocare in Serie A non lo rispetti, oggettivamente ha dei limiti tecnici, ma una forza fisica spaventosa che se sta bene può anche essere utile, questo è un concetto. Guardate, io seguo sempre anche le scelte degli allenatori. Gilardino, da quando è Cuba sta meglio, sta bene, l'ha fatto sempre entrare, poche volte, sì, sì. Minuti, così. Quindi anche in società magari è stimato dall'ambiente, dall'aspetto tecnico, dal punto di vista dei tecnici. E poi troveremo sicuramente delle soluzioni, non ne sa. La Serie A non è la B dove il Genoa, l'ho detto prima, andava sui campi da tutte le parti dove è andato, compreso Bari e oggi, l'ha fatta da padrone. A Sud Tirolo questi giocavano 11 uomini dietro la linea della palla, 11 uomini dietro la linea della palla, e Sud Tirolo viene con, qua giocano bene, qua e là. Ho capito, stanno tutti davanti alla linea, tirati giù la sala. In Serie A non sarà così, però il Genoa con il pubblico che ha, l'entusiasmo, che questo è un altro grande merito di questa società e dell'allenatore soprattutto, far ritornare questo entusiasmo. Le situazioni che si stanno verificando sportivamente in città, diciamola così, questo incide,
Ad esempio, dico una cosa, dico una provocazione. Quelli di fronte hanno un giocatore vero, ne hanno qualche uno, uno vero, l'inglese, che è un giocatore di calcio. Poi non sta bene, benissimo. Però tu a 20 anni non metti la maglia numero 8 della nazionale inglese, sei un bidone, te lo posso mettere per iscritto. Vabbè, certo, ci mancherebbe. Poi ti fai male tre volte e capisco. Però questo è un giocatore vero, questo è il target che io intendo. Poi tu dici, ha giocato con quegli altri, non deve venire. Ma chi se ne frega? Cioè, no. Infatti, se è buono, se è valido. Esatto. Questo è forte vero. Un altro che hanno di là è quello, è il terzino del Napoli. Zanoli, del Napoli, bravissimo. Questo è un giocatore vero. Di nuovo anche lui è un altro giocatore. È in prestito. Bravo Gianni, perfetto. Questi sono i ragazzi, i giovani che il Genoa deve inseguire, così, che hanno già qualche anno di esperienza. Oltretutto Zanoli viene da una situazione difficile, che comunque secondo me hanno forgiati questi ragazzi qua giovani. Certo. Perché non è solo la situazione della retrocessione, c'è l'altra situazione che incide e tu la vivi da 3, 4, 5 mesi l'hai vissuta. Quindi poi quando stanno messi fortificano. E poi quando stanno messi in campo, Zanoli ha fatto bene, io l'ho visto, non guardo mai altre partite di altre squadre cittadine, però leggo e poi ho visto che ne è ben, però il Napoli magari se lo porta a casa. Quello sì. Che Napoli sulla destra, sì. Sì, per dire, i profili da cercare sono proprio quelli lì. Questi. Io lo vedo così. Allora, mi chiede Mauro Pacella, che ne pensate dei terzini sinistri, di Apps e Paiaz? Paiaz però è lungo del genere, ahimè. Apps di meno, perché... Apps quando è entrato è venuto a Genova, io me lo ricordo anche la prima parte di campionato a Venezia, ci ha fatto diventare deficienti, è uno che insomma, ha gamba, qualità, è un giocatore che sta, secondo me, poi qua abbiamo un tecnico, secondo me è un giocatore che fa bene anche in Serie A, perché quando hai quelle qualità, quella forza fisica, quella gamba, è tanta roba, speriamo che riescano, non so se in prestito, se riescano a riscattarlo, ma penso che faranno di tutto per riscattarlo, se sta bene fisicamente. Sì, certo. Claudio, che ne pensi? E Apps, anche lì è lo stesso discorso, lui gioca a Venezia, ma prima di Venezia gioca in un'altra squadra, in Olanda, cioè, che si chiama Feyenoord, cioè, non è che gioca, non è che gioca nel Ligorna. Cioè non è che giochi nell'ultimo inglese, certo, a Venezia primo anno in Serie A in una squadra che va giù come noi ma non fa benissimo, cioè non è che si fa una buona prestazione. Quest'anno qua, oltre a là, qua Marassi ci ha fatto nuovi, sì. Quando abbiamo vinto 1-0 lui giocava con loro ancora, lo ricordo. Ha segnato coda all'ultimo minuto, agli ultimi 5 minuti lui giocava di là, ci ha fatto nuovi nel primo tempo su quella fascia. È un giocatore molto esplosivo, secondo me ha la sua forza e questa è la scelta, vedi anche lì la scelta giusta dello staff tecnico, di andare a cercare un giocatore e lì si vedeva già l'idea che possa giocare quinto, che Apps secondo me a 4 se lo puntano a qualche difficoltà, quinto diventa esplosivo, c'ha delle fasce muscolari che sono il doppio delle mie, è reattivo, c'ha 30 anni quindi non è vecchio, esatto, certo, va riscattato. Su Paiaz il discorso, beh, anche lui comunque, anche su Apps vanno entrambi però valutati dal punto di vista fisico, perché anche Apps si è fatto male, si è rotto un perone, quindi non è che, insomma, anche lì insomma, vanno valutati dal punto di vista fisico, e peggio sicuramente Paiaz perché il crociato è un'altra cosa, vabbè questo qua, grazie Luca Monaldi, è vero. Sì, ho Simeone in attacco, se il Cagliari non viene su scambierei coda con la Padula come riserva. La Padula fa scopa con Mazzitelli per me. Anche per me. Il Ciolito è tanta roba. Ma magari Simeone dice va bene e i 7-7 dicono va bene, se non hanno nessuno che lo va a prendere. Andiamo a prendere io e te.
E andiamo a mangiare poi da Dove volete? a Napoli, come si chiama? Di Matteo dei Tribunali. Benissimo. Andiamo a Oppure alla prenderlo. sagrestia, va, se vogliamo spendere di più. Il solito merita un pranzo di quel tipo lì o una cena di Anche quel se tipo. io penso comunque, e correggimi se dico una stupidata, Claudio, Noi ma dici. che coda, no, che coda possa sicuramente rimanere, non come centravanti titolare, ma ci sta in caso qualcuno non andasse bene, perché comunque è un giocatore sicuro e secondo me ha la qualità di gioco che fa meglio in Serie A che in Serie B. Sono d'accordo al 100%, soprattutto non lo scambierei con la Padula, mai, No, perché Coda è comunque, io, la Padula ha fatto 17-18 gol, Coda 10, niente da dire, però la Padula, cioè Coda è un giocatore di calcio, come lo intendo io, come sì, serve, e cioè capisce il calcio. a tutto tondo e capisce il calcio e poi ha dimostrato essere un professionista serio. Poi lì però le scelte le faranno i tecnici, secondo me, Certo, poi. certo. Ovviamente l'attacco va rinforzato, ecco, questo. Certo. Va rinforzato anche Tutti tanto, però. i reparti vanno rinforzati o rafforzati? Cioè rinforzati oppure rafforzati con altri giocatori, perché la Serie A, l'ha detto Gianni, passano i commenti degli amici da casa, è un'altra cosa. Lo vedi? Cioè, l'impatto Ecco. anche per i difensori adesso poi è diverso. Un conto, con tutto rispetto, è l'impatto con il centravanti del Perugia, del Venezia, perché parte del Venezia è tosto. Dice, un conto è l'impatto con Osimhen, Giroud, Dzeko, Lukaku, Abraham, Vlahovic, vado avanti. Questi sono gli impatti, ma non solo l'impatto tecnico, l'impatto fisico. Gianni lo sa bene, nel suo vero sport, l'impatto fisico cioè, se tu hai Fondamentale. Ivovic, te ne freghi. Vabbè, certo. Esatto, se c'hai Strinati, soffri. Questo è il concetto. Ma così in tutti gli sport di Anche squadra dove c'è il contatto fisico. Ma vedi, io mi ricordo delle frasi che mi dicevano i vari Rosato, Morini, no? E mi raccontavano, io ero ragazzino e li sentivo parlare, che poi il calcio è cambiato, però poi è sempre il calcio. Mi dicevano, sai, in Serie B i difensori 4-5 palle gol a partita te le lasciano. I centravanti bravi in Serie A sono quelli che sanno approfittare di uno sbaglio che fai 90 minuti alla partita al difensore e ti castigano. è Quelli sono i vero, difensori bravi, perché in Serie A te ne concedono poche palle giocabili, perché in area. c'ho due l'impatto nomi, mi dicono, prese pensate di Piontek, un ritorno di Piontek e poi di Poyampalo del Venezia. A me non piace dare giudizi sui giocatori, te l'ho detto, il giocatore, i giocatori. Poi Ampalo ha fatto 18 gol, 4 in una partita, così. Probabilmente è un buon giocatore, assolutamente. Noi ci vuole qualcosa di più. Cioè, non tanto, se poi Ampalo avesse già 2 o 3 anni in Serie A, ti direi benissimo. Ci vuole un giocatore che pronto. sappia che cos'è la categoria, che è totalmente diversa. Giocatori che abbiano alle spalle 2, 3, 4 campionati in questa categoria. Io non ti dico di ho detto Dzeko perché mi sono lanciato e ho esagerato, però il target ci sono, cioè giocatori di un certo tipo che abbiano, e lì può anche venire dall'estero, non è che debba venire in Sì, Italia, sì. cioè, però se ha fatto 200 presenze nella Premier League va bene lo stesso, No, però io ti ho detto se Solbakken perché sapevo che l'anno scorso no. il Genoa c'era dietro, Solbakken, poi. Gianni, è un nome, anche questo andiamo a prenderlo insieme. Nome giocatore vero. Questi sono i giocatori. Giocatori che ti possono dare con quel qualche cosa in più rispetto a quelli che hai. Ma che non è detto che siano scarsi. Attenzione, ecco, io ho letto un post che un amico diceva, chi critica pensa che non sei dato antigenuano. Ma assolutamente. Io, nessuno dice che la Ognuno ha le critica sue fa idee. parte delle. Io rispetto le idee di tutti. Il mio pensiero è di un certo tipo e non mi piace fare
quello che cancella i nomi, però ho un pensiero, sinceramente. Ragazzi giovani, ad esempio, il Genoa è un ragazzo giovane che io seduto sul divano terrei a fare giocare, non dico titolare, ma quasi, che Lipani. Vabbè. È un fenomeno. Questo con è. Con Gasperini avrebbe già giocato titolare fisso. Certo. Però è anche quest'anno, poi la situazione che tu devi vincere. Sì, quest'anno devi vincere a tutti i costi, poi l'allenatore Girardini è entrato in corsa e quindi con l'obbligo, esatto. È entrato in un momento difficilissimo, dove eravamo in un momento di crisi profonda, ha dovuto risollevare la squadra, quindi giustamente ha dovuto affidarsi un po' ai vecchietti, no, della squadra, fare gruppo e lavorare partita dopo partita, mettere la squadra in una maniera che prima non prendere gol e ci è riuscito, e poi la qualità ti portava a farlo e a vincere le partite, magari senza dare grande spettacolo, però insomma, difatti io dico Girardino, sono curioso di vederlo dall'inizio con le sue scelte, con i giocatori che vorrà, con i moduli, con quale modulo vorrà giocare, come vorrà giocare, dopo aver fatto una preparazione da luglio fino all'inizio del campionato. E anche col suo pizzico di fortuna che si porta dietro. Certo. Quello non guasta mai. Ora è una battuta, però se tu analizzi tutte le partite del Genoa, ci sono degli episodi assolutamente favorevoli, assolutamente, questo magari... magari incide anche in Serie A. Le dosta la cercherei anche in prestito Rovella. Con esperienza davanti a Arnautovic e Simeone. Arnautovic ha un difetto, 34 anni, però se è integro, però non è che il Bologna te lo regali. Grazie a Arnautovic, bisogna Rovella. Beh, fa parte, è quel tipo di giocatore che dici anche tu, sì. Lasciando perdere l'età, e la condizione fisica, non lo so. Quel giocatore lì che ti garantisce una dose di gol innanzitutto, perché quest'anno per metà campionato è stato quasi metà, è stato capocannoniere, questo è fatto male, ecco, ti garantisce, ma soprattutto ti garantisce, oltre che i gol, una presenza in area fisica importante. Di leadership in una certa zona di campo che in questo momento, non dico che manchi, però va migliorata, diciamo così. Sì, ma oggi hai visto, ad esempio, lascia perdere anche l'episodio, come ti dico, che dopo 20 minuti da condizione a partita, ma avere un giocatore lì davanti come coda è tanta roba, perché gli avversari hanno paura, perché lui comunque ti tiene la palla, fa salire la squadra, fa delle aperture da giocatore di calcio, sa inserirsi dentro. Oggi con la palla che ha messo dentro Sabelli, che c'era Ecuban e Salcedo lì davanti che non l'hanno seguito, ha attraversato tutto lo specchio della porta, allora non 10 metri indietro, magari. Però ad esempio io quest'anno ho visto parecchie partite e sono andato a Cittadella, come tu ben sai, Marco. Sì. E secondo tempo di Cittadella, perché avevo una cabala da anni fa, l'ho visto sotto, sembrava di essere ad Ascot all'ippodromo, no, così è così, e sentivo quelli che dicevano i giocatori del Cittadella, erano in 10, episodio favorevole, erano in 10, tutto quello, continuavano a gridare di marcare coda. E certo, non ha fatto paura. Una gran partita. Ti faccio una domanda, ad esempio, chi ha fatto l'assist a Gudmundsson? Io o Massimo Coda, ad esempio? Non ha reso? Non ha fatto 20 gol? Sicuramente. Non ha fatto 20 gol? Ci aspettavamo di più? Vabbè. Dice così, però ha contribuito in maniera determinante. Ma ti tiene tre giocatori dietro in apprensione, non ti puoi permettere di distrarti un attimo. C'è anche chi l'ha criticato. Se tu hai un giocatore così in questa categoria, tutti hanno paura. Due volte di fila a capocannoniere hanno paura. E difatti, se tu hai davanti Claudio Strinati, nessuno c'ha paura. Poi magari fa 20 gol, però. E l'inizio, e poi il Genoa, poi c'è un giocatore che io vi dirò prima, adesso poi vi lascio perché ho un impegno di famiglia, che però c'è un giocatore che io andrei a prendere un altro a piedi, che magari non è molto simpatico, però il Genoa ha bisogno, dicevo, adesso ve lo dico, oltre che di supportare e migliorare, ha bisogno che anche che i 777 facciano un regalo alla gente, oltre che è quello che spero, un regalo. E il regalo a qualche nome, che può essere Ciolito Simeone,
può essere qualcun altro, può essere magari Berardi. Cioè, che mi hanno voluto dire che anche Genoani, cioè, gli amici genuani, i parenti genuani, questo mi è arrivato al Questo è riguardo. un altro giocatore. Pensavo che dicessi un giocatore Per così. fare la Liban anche qui, eh. No, ma ne... Claudio, sei un mito, vorrei avere la metà della tua competenza. No, ma no, io mi piace, mia passione. No, Berardi è un altro giocatore che Un rompicoglioni, racchiude scusate il tutto. termine, vieni che non molla mai, che ti... Esatto, non molla mai. Se ce l'hai assieme è l'idolo, se ce l'hai contro ti spara Lodi, veramente 3 minuti e lo odi. sì, Questo certo. perché? Perché sono un giocatore, fa gol, tiene palla, tira rigori, prende espulsioni, ogni tanto le prende anche lui per se stesso perché Ogni è tanto uno si vende la che partita scialba da 0-0, si inventa dei gol stranissimi cerca. perché solo Esatto. lui se li inventa così. È andato a Milano col Milan, gli ha fatto impazzire quest'anno. Lo Sì. insultavano dal primo minuto. Io non verrà Berardi, però gioca in una squadra dove tu puoi andarla a comprare. Certo. È questo il concetto. Certo, loro hanno i soldi, la Mapei, bla bla bla, però il Genoa si può presentare. Certo che se ti presenti con 100 euro ti dicono se sei scemo. Ti presenti con, se le richieste non sono 30-40 milioni, perché non li vale più Berardi, anche perché cresce con gli anni, questi sono i giocatori e il Ma poi regalo. te lo immagini a Maratti con il pubblico che hai, lo stadio che hai, con la gente lì, questo che è abituato a giocare a Sassuolo, che ogni squadra che va a giocare a Sassuolo gioca in casa perché hanno quattro spettatori o quattro tifosi, uno così ti farebbe impazzire. E poi anche vero questo, ti dico un'altra cosa, Berardi gioca nella zona che gioca Gudmundsson, sono d'accordo, ma può anche fare il centravanti, possono giocare anche insieme, possono giocare poi il cambio di Ah sinistra beh. lungo, però non possiamo, cioè, ecco, questi sono a mio parere i profili Sì. uno o due che andremo io e Gianni a prenderli e poi i giocatori di prospettive Giovani, del sì. Genoa. Questo Sì. è. Ok? Condivido in pieno, Claudio. Grazie. Vabbè, Claudio, allora ci devi lasciare, noi comunque Sì. aspettiamo ancora, sta aspettando Alessandro Ignazio ha detto che ancora, infatti non ha ancora parlato Gilardino, almeno non abbiamo Era notizie. andato a vedere la primavera, Alessandro mi ha detto. Sì, ha fatto la diretta, ha vinto, ricordiamo, 2-0 col Venezia, Ha vinto il neo campionato anche promosso. la primavera, anche lì, only 1 year, anche lì, E giù, ecco, anche esatto. lì mi hanno voluto dire che Agostini, tu lo saprai meglio di me, è un predestinato perché è un ottimo allenatore. Sì, l'anno scorso pensa che lui perde la finale per il titolo italiano, vinceva 2-1 al 90° contro l'Inter, perde 3-2. Inter che poi vince il titolo, tra le altre cose. Sì, Sì, sì. ha vinto l'Inter, sì. E Sì. quindi, però, cioè, ha fatto molto bene. Ha perso una partita o due, vabbè, comunque è stato in testa dall'inizio del campionato, ha fatto il record dei punti, con una media di 2,4 punti a partita. E anche lì diamo merito, oltre che a Agostini, anche a Agilardia. Gilardino, perché Vabbè, all'inizio c'è vabbè. lui. E ti dico l'ultimo, No, me ne vado. Io sono abbastanza critico ogni tanto, però i nostri amici 777 le avevano sbagliate tutte. Poi ne hanno azzeccata una, forse è stata la più importante, ma le avevano sbagliate tutte. Tecnicamente io parlo, non mi permetto di... certo. Tecnicamente le avevano sbagliate. Se non tutte tante, poi hanno azzeccato. Tante, sì. Hanno messo Alberto Interim, poi è diventato Alberto Gilardino e via. Addio. Non Ciao, è vero. È vero. saluto. Ciao Ciao Claudio, Claudio, ciao, alla grazie. prossima, un Ciao abbraccio e Claudio. grazie per essere intervenuto qui sul Salotto del Grifone, su Piedi da Genova, 1893.net. Gianni, io direi andiamo un po' in conclusione. Come vedo, volevo far entrare Alessandro, però Ha stiamo ancora problemi. aspettando Gilardino, purtroppo, anche perché l'avrei voluto commentare magari un po' con te, perché come hai visto era arrabbiatissimo Gilardino dopo Sì, molto, molto, l'espulsione. Era molto molto, lui perché è che... stata, guarda, se la vai a vedere al rallentatore e sei obiettivo, dici, cavolo, è entrata a martello, ma poi se vai a vederla, tanto se la vedi in corsa, al limite è un fallo da giallo, dai fallo subito, l'arbitro doveva Esatto. fischiare, dai subito fallo, punizione, poi ti potevano fare il gol, però eri in 11 contro 11, la partita l'avevi in mano Certo. te.
La vai a rivedere al VAR, è una porcata, scusami il termine, disumana. Perché al VAR, se vai a vedere l'episodio al VAR, ti sembra, vedi le cose che non esistono, non vedi la dinamica del movimento. E Bani non è entrato dentro cattivo per fare male col piede a martello. Nel mettere il piede, l'ha anticipato con la punta, nel mettere il piede, se non vuole rimanere la gamba, cosa fai? Te la tagli? Non puoi. Quindi, insomma, ci stava al limite la punizione. Ci stava al limite il giallo, ma non assolutamente il rosso. Sì, E ti ha anch'io. condizionato la gara, perché poi con giocare in 10, comunque non dimentichiamo, Frosinone è prima in classifica, non è prima in classifica tanto per, poteva essere secondo, se non avessimo avuto, sono sicuro, non avessimo avuto quel periodo di 6 partite buttate al vento 2 punti, forse al posto del Frosinone ce l'avamo noi, però comunque se il Frosinone è prima in classifica perché ha dei meriti, ha delle qualità. E oggi il Certo. Genoa, ti ripeto, per 20 minuti ha giocato al gatto col topo col Frosinone. E poi è venuto fuori quel gran gol di Badeli e poi vabbè, la partita è Vabbè, finita. poi è finita, vabbè. Tanto ci importa poco, onestamente, ma al di là di tutto. Sì, Magari no, ecco. l'importante, l'obiettivo era andare in Serie A, ci sei arrivato, io personalmente volevo arrivarci da primo, come penso gran parte dei genuani, però va bene, te ne fai una ragione. Domenica o sabato, quando sarà la partita, faremo una grande festa tutti insieme. E dovremo magari andare a salutare anche qualcuno che se ne va. E va bene, tutto positivo. Certo. L'importante, ma ne sono certissimo, guarda, su questo ho avuto modo anche di parlare, perché sono genuani quanto noi, anche se da poco tempo, il 777, Sport, no, Sport, scusa, Wonder. Blaskets sono diventati veramente malati per il Genoa e sono convinto, come diceva Claudio, che faranno una squadra competitiva, ma soprattutto nella loro testa c'è di fare qualche bel regalo a questo pubblico, a questa gente che ha dimostrato tanta fiducia e tanto affiatamento. Ecco, Gianni, adesso perché da tifoso, qualcuno da casa me l'hanno chiesto, cioè, ma Girardino rimarrà sempre col... Vabbè, lui ha anche adattato la squadra, ha cambiato il modulo, ma di base con un 3-5-2, quindi punto con gli esterni. Questo non te lo so dire, bisogna vedere lui quali saranno le scelte. Secondo me lo capirei dalle scelte di mercato. Qual è il calcio che vuole lui? Sicuramente io penso che, essendo un attaccante, avendo avuto una scuola importante di allenatori quando era giocatore, nel suo ideale ci sia una squadra più aggressiva e più offensiva. E quindi, logicamente, diciamo un po' il modulo alla Gasperini. 3-4-3 o cosa del genere, insomma, sì, possibile, anche che qualche Quest'anno, volta. come ti ripeto, per un esordiente pescato ad interim dalla panchina della primavera, buttato in un momento in cui stava cominciando a venire fuori anche qualche malumore, stava cominciando a venire qualche critica. Lui è entrato dentro, ha subito messo bene la squadra, ha fatto i cambi giusti, ha dato affidamento, si è affidato ai vecchi, pur sapendo di avere un'ottima squadra, perché aveva un'ottima squadra a disposizione, però non era facile. Lui ha fatto molto bene, e ha portato la nave in porto con una tranquillità, con una serenità. Abbiamo preso un gol in casa in 14, quante partite, in 12 partite. Sì, Adesso. 13 Ecco, quindi. partite, Prima non prendere, poi sapevi che davanti la qualità in mezzo al campo, la qualità per trovare il gol durante la partita ce l'avevi, e lui quest'anno ha portato la nave in porto in questo modo. Un altro anno magari vorrà mettere qualcosa di suo anche nel gioco della squadra in Serie A. no, infatti, io direi adesso. Parlare della prossima partita oramai lascia il tempo che trova, però il Genoa secondo me è uno sprizzo di battere il Bari se lo deve Sì, io prendere. oggi l'ho visto il Bari, l'ho visto proprio male, 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 male. La regina per 45 minuti del secondo tempo era tenuti chiusi nella loro area. Non riuscivano a uscire, sembravano in 8 contro 14 e è riuscito a portare la partita in porto con molta fatica. Bari vedo, per l'amor di Dio, facciamo tutti gli scongiuri, tocchiamo tutto quello che c'è da toccare, ma vedo una squadra stanca che a questo momento sta pensando ad arrivare ai playoff. nella migliore Esatto. condizione, quindi recuperare un po' di energia.
Noi sabato o domenica, adesso non si sa ancora quando giocheremo. Sono convinto che la squadra, la società e tutti quanti vogliono chiudere in bellezza davanti a un pubblico fantastico. Ricordiamo che è dal primo giorno dell'apertura, dopo 10 minuti dall'apertura dei biglietti, della vendita dei biglietti, sono andati sold out, non c'è più un posto e quindi presumo che la squadra voglia chiudere in bellezza davanti al Bari e fare una prestazione di quelle da Genova davanti al proprio pubblico. Perfetto, no, no, infatti dovrebbe essere una prestazione bella, sì, infatti bella vigorosa Sì, da Genova, no? Come si dice, da quindi per salutare tutti, Difatti, poi. lui oggi non ha fatto entrare il Trotman, non ha fatto entrare il Coda, ha dato spazio un po' a tutte le seconde linee, ha cercato di tenere un po' tutti quanti sulla corda, perché comunque non dimentichiamo, sono stati bravi, perché sono stati giocatori comunque che sono stati seduti in panchina sempre, hanno avuto poche chance e quindi vanno anche premiati per quello, perché non hanno mai creato nessuna polemica, hanno sempre spinto, hanno sempre incitato, hanno sempre aiutato la squadra. Quindi lui è il classico allenatore che ha queste cose da molto peso. E Allora, quindi ha io qua voluto dare un. vedo. Sì, dimmi, dimmi, No, finisci dico, pure. quindi ha voluto dare un premio un po' anche a quelli che hanno giocato molto meno. Però Qui stavo domenica col vedendo. Bari farà giocare sicuro, sono convinto che farà giocare sicuro la migliore formazione che ha a disposizione. Io qui vedo l'unico che ha parlato per me per ora, c'è Fabio Grosso. Ovviamente della partita parla poco perché ringrazia tutti, vabbè, non parla del Genoa. Che ha poi il futuro, lui c'è un ottimo rapporto, quindi potrebbe anche darsi che l'anno prossimo alleni il Frosinone. Per ora non c'è ancora, vedo un attimo, no. Girardino ancora no, non c'è, no, infatti ancora nulla, vabbè, aspetteremo. Comunque Gianni, io direi a questo punto sono le 19:23, tu pure avevi un impegno adesso, giusto? Mi avevi detto Sì, che vabbè, questa ma è... per te ci sono, sai, No, vabbè, lo sempre. so, non ti voglio... Anche perché oramai abbiamo esaurito tutti gli argomenti, infatti volevo solo Volevo dirti, commentare il Genoa. Vai. oggi è stato, vabbè, negativa per il risultato, però è stata una bellissima giornata per me, perché ho avuto modo, dopo tanti anni, di riabbracciare un vecchio amico, un grande portiere del Genoa, Ah, che è Sergio Girardi. Girardi, Utenaggia, cosiddetto a Genova, e guarda, ci siamo commossi, ci siamo abbracciati per 10 minuti. È stata una bella cosa perché lui è venuto al Museo del Genoa, è ritornato a Genova dopo che era andato via, non aveva mai più messo piede a Genova. Era stato, come vi ricorderete, anche aveva pagato un'ingiustizia in un periodo brutto di calcio scommesse, dove addirittura per lui si erano aperte le porte del carcere e poi è stato assolto a formula piena perché il fatto non sussiste. Però è stata un'emozione rivederlo, perché comunque è una persona, un giocatore che per 6 o 7 anni ha difeso la porta del Genoa con grande onore, ed era un grossissimo portiere, e uno di quelli che la maglia del Genoa se la sentiva cucita addosso, un po' come il nostro Simone Braglia. Sì, infatti, come Simone, che non so se ci sta ancora ascoltando. Simone purtroppo oggi non è potuto intervenire perché ha degli impegni elettorali, perché Ah, si è bene, candidato a Cernobbio e quindi bene. non Ah, poteva. Oggi bene. c'è il silenzio elettorale, per carità, come ti ho detto a Vabbè, allora abbiamo un Simone. amico, oltre che famoso calcisticamente, diventerà anche famoso politicamente, figuriamoci. Ancora non lo possiamo dire, anzi facciamo, come dire, gli scongiuri, tocchiamo ferro perché il voto è domani, quindi Bene. lui il candidato non poteva parlare, quindi giustamente guarda, poi è particolare perché c'è proprio di quegli anni, oltre a Simone c'è un altro che Bagni, che si è Ah, presentato a quarto invece in Napoli, Salvatore Bagni. che E se questo è Bagni stato se viene a fare un giro a Genova, qualche schiaffo lo prende ancora adesso, sai? addirittura Eh sì, perché ah,
C'è stato un episodio tanti anni fa che si è comportato in un modo scorrettissimo, che i genovani se lo ricordano. Quando Addirittura. abbiamo perso con l'Inter, che c'era stato a fine partita fra i calciatori, cose che succedono, fine campionato, un tacito accordo. Lui aveva, era andato, l'allenatore del Genova aveva fatto entrare un ragazzino, non mi ricordo se fosse Bosetti piuttosto che un altro giocatore. E lui si è premurato ad andare dalla panchina da Simoni dicendogli: lo sa ragazzino che la partita finisce in questo modo, e poi ci fece gol di testa proprio Bagni e ci condannò alla Serie B. Quindi tanti genuani se lo ricordano. Ti conviene stare lì al Aia, aia, quarto. quarto fregreo, non quarto dei mille. Quarto fregreo che è il comune vicino Pozzuoli, nella zona Sì. occidentale di Napoli, cioè rispetto a Napoli. E ho letto qualche tempo fa che si era presentato, quindi vedi, invece Simone ha Abbiamo detto anche un proprio che amico c'era. c'è anche un amico tuo che è il giornalista che è candidato a Sesto Levante, no? Co-sindaco. Ah, beh, il buon Sì, Fabio, adesso Pistacchi, Pistacchi, sì. Pistacchi, Anche Diego lui, vedi? Pistacchi, quindi sì, Diego anche lui è Pistacchi. candidato. Sì, infatti Diego, vabbè, ora vedremo. Se dovesse diventare sindaco, glielo auguriamo, non potrai più venire qui o molto difficilmente, però No, non è hai vero, visto insomma. mai. Sì, può venire quando sarà, però Ci abbiamo avuto mancherebbe. altri sindaci qui, quindi Qua si parla di calcio, non di politica. no, 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 appunto, non si parla di politica, quindi no, ma sai, per gli impegni, perché Beh, poi avrà certo. l'onore di sindaco, anche se di un governo, se si levanti mica è tanto piccolo, quindi. Beh, io ho un amico mio, sindaco malato per il gene in gradinata nord, che è Pastorino a Bogliasco, che è anche onorevole. Sì. Lui oggi era Frosinone, mi ha postato su Facebook una foto Ah. che era in aereo con la maglia del Genoa insieme a un altro amico genuano e stavano andando a Frosinone a vedere il Genoa. Quindi sai, Ah, voglio dire, sei beh, politico. beh. No, Allora, no, che ma tanto ti. Diciamocelo infatti hai tempo per poter sottovoce, lavorano meno di noi, dai. Addirittura sei cattivissimo, sei No, proprio. aspetta. Comunque dai, allora sono le 19:28, non so se tu puoi ancora rimanere o... Ti tengo compagnia, sì, che sei solo, sto con te. No, no, beh dai, ora vediamo, dipende, tutto dipende da... perché dovrebbe essere il Genoa, ha girato l'audio, non possiamo farvelo ascoltare per motivi di diritti. L'ha girato, credo adesso Genoa ci ha girato l'audio, dovrebbe essere adesso. Ora comunque volevo vedere che Alessandro Legnazzi dovrebbe riprendere. Volevo vedere un secondo se Girardino, qualche collega già l'avesse ripreso, così magari per commentare. No, niente ancora, forse è ancora, ahimè. Vediamo un attimo i colleghi di tutto Frosinone. Fabio Grosso, no, ancora Fabio Grosso hanno, quindi no, ancora niente Gerardino era di... piuttosto incavolato finita la partita, Era molto durante finita la partita. arrabbiato, Lui molto credeva arrabbiato. come me, come tutti, penso, sperava e credeva di vincere la partita per poi giocarsi, fare una grande festa a Marazzi, ma la festa l'avevano già organizzata a Frosinone, lui non lo sapeva. Vabbè, però sai, almeno il clima è finita bene, va tranquillo, meno quello, non dica sai. La mare perdere non fa mai piacere, anche per una No, no. partita che mai fa piacere, però ecco, vabbè, la pazienza è così. No, Gianluigi Segaleba parlava di quel 3-2 con l'Inter, fine No, marzo ecco. 1983. Bravo, bravo, bravo. Quindi, vedi, quanti ricordi. Io ero allo stadio di Remo Romoli, che saluto. Remo è di Savona, uno dei miei lettori della prima ora, che ricordo sempre con grande affetto. E niente, no, ancora non abbiamo, no, proprio, no, no, ha parlato, cioè, Dio, solamente che dobbiamo
dobbiamo almeno sbobinarlo. Volevo vedere un attimo i colleghi di Frosinone se hanno qualcosa. No, niente di che. Vabbè. Comunque, la cosa divertente, Gianni, cioè divertente, sì, simpatica, e poi, è che parlavo pure con Francesco Patrone tra il primo e il secondo tempo, cioè che ho chiamato la Lega perché credevo, sai, che c'è un premio in denaro per arrivare i primi. No, Ah, non c'è, al anche io contrario, penso. si paga il contributo di solidarietà, che non è molto elevato, lo paga credo anche il Genoa, anche la seconda e la terza la pagano, non è elevatissima come cifra, si paga per, diciamo, come per la solidarietà, contributo di solidarietà per i club di Serie B. Però dice, sono 3 anni Sì. ripartiti, niente di che. Però sai, sembra un po' strano, cioè chi No, no, vince deve sì. pagare. Eh beh, no, ma io difatti ero convinto perché una volta era così, eh. Se Sì. arrivavi prima avevi un premio, vabbè, logicamente non c'erano tutti questi soldi che girano adesso, però c'era un premio arrivare primi piuttosto che secondi. Quindi io speravo che magari qualche milione, arrivando primo, qualche milioncino in più potesse entrare. Però invece se mi dici così, io queste cose non le ho seguite, non le so. No, no, è perché ho parlato proprio con No, era più per la il gioia direttore di della alzare, Lega. era più per la gioia di alzare un trofeo, capito? Sì, Che con i no, coriandoli, ecco, poi conta zero, ecco. Se in certo. Serie A, come c'è il Frosinone, non conta niente arrivare primo o secondo, no? Se non perché, ecco, un'altra cosa che mi fa girare le scatole, penso che li girino ancora più a lui, che se tu arrivavi primo prendevi la panchina d'argento. Prendeva la Ah, panchina vero. d'argento Girardino, non prendeva la Vero. panchina d'argento grosso. Grosso. E lui, direi che come primo anno entrare dentro la subentrata di Interim e portarsi a casa la panchina d'argento, è una bella cosa, eh? Era carambola e filotto faceva, veramente, e se lo meritava per quello che ha fatto, Bravo, bravo, sì. se lo Io meritava. difatti, sai, la gente parla, ma Gasperini, Girardino, come fai a uno come Girardino con quello che ha fatto? È No, una brutta cosa. Anche se per me Gasperini lo sai, non toccarmelo perché io no, Gasperini certo. lo andrei a prendere, ecco, io veramente Gasperini andrei a prendere col triciclo di mio nipote a Bergamo, perché sai che non sbagli mai, è uno dei più forti allenatori in Europa. Nei primi 3 o 4, secondo me, e poi so personalmente quanto sia genuano e quanto anche se ogni volta che ha giocato contro il Genoa è stato criticato perché ci metteva l'anima, però io so quanto è genuano e quanto ci tiene al Genoa. E quindi, però, obiettivamente ti dico con quello che ha fatto Gilardino, e poi ti dico, essendo la nostra una società molto attenta. Secondo me non si farebbero tanti problemi se non lo ritenessero all'altezza. Se lo confermano e non l'hanno confermato è perché lo ritengono, loro lo vedono tutti i giorni, lo tastano tutti i giorni, lo vedono in allenamento, gli parlano. Ecco, lo ritengono veramente un giocatore, un allenatore emergente che possa fare molto bene anche in futuro. Ecco, per passare un attimo alla primavera, perché ho visto che Alessandro ha messo Carlo Taldo, direttore sportivo, ha inserito le dichiarazioni, ha detto una cosa bellissima a Cornero, ha detto è il calcio. Bellissimo, cioè un Peccato, è un ragazzo po' di piccolino 19 anni. fisicamente, sì, è un po' piccolino fisicamente, ma proprio perché il fisico non è il suo forte, è molto molto bravo tecnicamente, e poi è un genuano vero, no? Un altro di quelli che è cresciuto, ma no, gente, ragazzi dietro bravi ne hai, anche oggi in panchina c'era l'altro difensore della Primavera. Lipani è andato a fare la preparazione per il Mondiale Under 20, questo ragazzo terzino sinistro che ha giocato poi si è fatto male, di nuovo che ha fatto un paio di partite, insomma giovani bravi da inserire ne hai, logicamente devi inserirli in una struttura importante per poterli far crescere, per poterli far diventare i giocatori che sono, devi metterli in un contesto importante.
Allora, abbiamo Girardino, finalmente. Finalmente. Commentiamo e così andiamo in chiusura. Alessandro è riuscito a trovare. Allora, il secondo che vado. Eccolo qui. Ricorsa felicissimo per quanto fatto al Genoa. Abbiamo giocato per 70 minuti in 10. Devo solo ringraziare i ragazzi per come hanno interpretato la partita e per il grande traguardo raggiunto. Prima in vantaggio e poi in svantaggio, mantenendo equilibrio e compattezza, con atteggiamento positivo. Non voglio parlare degli episodi, altrimenti staremmo fino a notte fonda. E vabbè, questo l'abbiamo Eccolo lì. capito. Poi ha giocato chi ha meno minutaggio, a proposito della formazione schierata, perché tutto l'anno che si allenano al massimo, hanno fatto Quello che tutti i ti ho test. detto io. È stato giusto dare loro riconoscimento per ciò che abbiamo creato assieme. Sono emozionato per il percorso svolto in questi mesi di importanti mesi di lavoro. Siamo riusciti a trasferire un DNA chiaro, bella. I ragazzi sono stati bravi a recepire i nostri messaggi. Il Frosinone, poi, da un merito al Frosinone, ha meritato di vincere il campionato. Nei 2 anni ha mantenuto la struttura e la guida tecnica. Hanno programmato e compiuto scelte sensate. Fabio Grosso e gli altri miei compagni del Mondiale 2006 abbiamo voglia di allenare, Lippi ci ha trasmesso la voglia di vincere. Dalla nostra siamo stati autori di una ricorsa incredibile, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Sono felicissimo per quanto fatto al Genoa, per ciò che abbiamo creato con la squadra, qualcosa di unico. Allora, che ne pensi? Guarda, erano le dichiarazioni che mi aspettavo, ti dico la verità. Logicamente non dirà mai che gli girano le cosiddette per non aver vinto la partita, per non essere arrivato primo. Giustamente ha fatto i complimenti al Frosinone, perché comunque non dimentichiamo, ha fatto una cavalcata dalla prima giornata all'ultima prima in classifica, e quindi se il Genoa non è stato al suo fianco è per demeriti nostri e non per altre cose, non nel periodo che ti ho detto che abbiamo lasciato. E sul fatto che lui oggi abbia voluto dare un premio a chi ha avuto pochi minutaggi, e te l'avevo già detto anche prima, conoscendo un po' la persona, conoscendo un po' le dinamiche, era giusto che fosse così. E ha dato riposo a giocatori che hanno giocato, hanno tirato la carretta per tutto l'anno, ma ha dato un merito a tutti quelli che tutto l'anno si sono allenati come i titolari, e durante le partite, io te lo posso dire, perché se mi metto sempre dietro la panchina del Genoa, vedere chi non gioca mai, ma ti porto i nomi di Touré, ti porto i nomi di Ilsanker, che erano degli ultras in panchina, a sostenere i propri compagni. E questo bisogna ringraziarli, come l'allenatore, come l'ha ringraziato, facendoli fare una partita titolare. Vedi Salcedo, vedi lo stesso Recuban, lo stesso Afti, che ha giocato molto meno, anche perché non c'era necessità, però secondo me ha fatto una cosa giusta. No, no, E poi infatti. sull'episodio è stato molto intelligente. Intanto ormai la partita è andata, di cosa se vuoi parlare? Possiamo parlarne noi tifosi e dire che è stato un malafede e un incompetente, ma lui come allenatore non può dirlo. No, 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 basta così, infatti non meglio non trascendere, anche perché inutile trascendere quando appunto è una partita che non aveva assolutamente significato per la promozione, cioè oramai è già tutto acquisito, quindi sarebbe stato veramente da fine del mondo se fosse successo una partita invece che valeva la promozione, Certo, insomma, dei punti di certo, certo. promozione, e allora finiva in finimondo. Ma Certo. così, vabbè, pazienza, però devo dire la verità, se questo è il livello di arbitri e VAR, veramente c'è da pensare, lascia tanto Sì. pensare, anche perché Miele allena, sì, buonanotte, arbitra anche in Serie A, ora non mi ricordo se è internazionale o meno, forse non No, ancora, no, no. però Veramente scarso. cioè, infatti non va Veramente bene. scarsi. E guarda, Io uno che veramente ancora. quest'anno ho visto due o tre arbitri, non tutti, perché alcuni li ho visti buoni arbitri, ma ho visto due o tre Sì. arbitri veramente scarsi, ma soprattutto, oltre ad essere scarsi, presuntuosi. E questa è una cosa che fa pensare, perché vuol dire che dietro c'è poco. Vabbè, guarda, ognuno purtroppo poi speriamo che. Io sono dell'idea di allungare, che sarebbe giusto allungare un po'
come posso dire, la carta d'identità agli arbitri, quelli bravi. Adesso non so a quanti anni devono smettere di allenare, ma ci sono alcuni arbitri, vedi Orsato, ma te ne potrei elencare altri che invece di smettere a una determinata potrebbero allenare ancora 2 o 3 anni in più, perché hanno la capacità, la No, competenza infatti. e sono rispettati dagli allenatori e dai giocatori in campo. Del giocatore. No, no, Perché poi infatti abbiamo. possono sbagliare anche loro, per l'amor di Dio, se ne vanno in campo come sbaglia un calciatore, Certo. sbaglia anche l'allenatore. Ma invece io ho visto fare proprio degli errori grossolani e poi presuntuosi da non andare a rivedere gli episodi. Quest'anno tanti arbitri non mi sono piaciuti. Lo so, purtroppo lo dico ogni anno, lo diciamo, ma spesso lo diciamo purtroppo. Comunque. Io direi a questo punto, Gianni, abbiamo esaurito tutti gli argomenti, avendo anche ascoltato Girardino. Sono le ore 19:42 in questo momento su Pianeta Genova 1893.net, fuso orario rosso-blu, come dico sempre. Allora, io ti saluto, ti ringrazio Grazie per Marco. essere intervenuto qui al Salotto del Grifone, spero poi di averti. Soprattutto l'anno prossimo, settimana prossima no, perché sarai allo Marco, stadio. settimana prossima sono allo stadio. Guarda, settimana scorsa sono andato allo stadio, sono arrivato a casa senza aver mangiato, mi credi, ero ubriaco, perché tutti mi offrivano da bere, io non potevo dire di no, sono arrivato a casa che ero ubriaco, come una spugna. Però felice. E sabato prossimo, Con domenica. Andrea Rivellini che fate Beh, coppia fissa, due facciamo coppia Andrea, fissa. vi vedo che Sì, siete. però qua, ogni qualvolta tu mi chiami, per me è un piacere, quindi cercherò di rendermi Grazie, ti disponibile il più possibile. ringrazio anche per noi. Allora, ci vediamo. Vabbè, io do l'appuntamento a tutti per ora. Vediamo se si gioca di venerdì, di sabato, di Non si sa. domenica, di lunedì. Non si sa. Vediamo quando sapremo. Lo faremo per ora. Decideranno. Decideranno. Ora siamo rimasti ancora a venerdì 19 alle ore 20:30. Vediamo quale sarà l'orario. Ve lo faremo sapere. Per il momento Marco Rigori vi saluta, saluto e ringrazio Gianni Fossati per essere Grazie intervenuto a te. qui a Salotto del Grifone. Noi ci vediamo per la prossima partita al Bari e non dico altro, anche perché poi dovrà esserci una grande festa. Ciao a tutti e Forza Genoa! Ciao! Sempre Forza Genoa. Ciao, grazie, Ciao, ciao, ciao a ciao, ciao. tutti, ciao ciao!